La graziosa chiesa della Madonna della Grazia, antica memoria storica di Alife, realizzata nel lontano 1938 ed oggi santuario, si arricchisce di una nuova opera d'arte, composta da 3 dipinti collocati sulla volta e rappresentanti la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. L'opera realizzata da Vincenzo Sorrentino vuole invitare il fedele che entra in chiesa a rivolgere lo sguardo all'amore di Dio nonostante una vita reale fatta di affanni. In questi anni il santuario è stato oggetto di manutenzione ed oggi, a completamento dei lavori, la volta è stata arricchita dalla tela. Tanti fedeli accorsi questo pomeriggio per vedere con i propri occhi l'opera d'arte e noi per l'occasione abbiamo avvicinato Sua Eccellenza Monsignor Di Cerbo e il Maestro Sorrentino. Sua Eminenza, perché proprio la trasfigurazione, quindi questo messaggio di speranza nonostante gli affanni quotidiani terreni? Ecco, sì, la trasfigurazione, perché la trasfigurazione ci fa capire che al di là della storia, che della cronaca che gli uomini vivono, e così il cristiano vede sempre quello che c'è oltre, che la realtà vera, che la trama che Dio tesse, ecco, al di là, diciamo, della storia degli uomini. Ecco, la trasfigurazione in questa chiesa dove è forte la presenza di Maria significa mettersi alla scuola di Maria per fare quello che poi lei ha fatto nella sua vita, questo, ecco, trasfigurare la storia, leggere la storia in maniera sapienziale, cioè vedendo l'opera di Dio nella storia. Maestro, può spiegarci brevemente la genesi di quest'opera? Dunque, quest'opera nasce circa un anno fa, quando fui invitato dal comitato che espresse desiderio di realizzare una decorazione per il soffitto. Appena restaurato, circa 3 anni fa è stato restaurato, e aveva un loculo bilobato vuoto. Quindi si decise di scegliere quel tema che è legato alla trasfigurazione sul Monte Tabor. L'opera è composta da una tela centrale di 3,15 m per 2,34 m e 2 lunette laterali che rappresentano il profeta Elia ed il profeta Mosè. Nell'insieme è tutto, mi sono ispirato, diciamo così, alla mistica della luce, poiché il tema esprime questo concetto della trasfigurazione di Cristo e quindi della sua manifestazione del corpo di gloria. Quindi l'immagine è fondamentalmente caratterizzata da queste forti luci e da una gamma di colori fondamentalmente basate su tinte pastello. Da un punto di vista di riferimenti culturali, direi che bisogna fare questo, come dire, ci sono questi rimandi alla pittura del Settecento napoletano, per esempio, soprattutto la famiglia dei Solimena. Ecco. E da Alife è tutto. Valentina Monte per Casertasera.it.